hp myadmin del web server ci consente di avere una gestione più chiara e più intuitiva rispetto alla gestione che avevamo con la shell di DOS vediamo che qui troviamo il database negozio che contiene una tabella il quale abbiamo creato utilizzando il DOS facciamo clic e vediamo in effetti le tabelle che contiene il nostro database e la possibilità di creare una nuova tabella. I database che noi trattiamo sono database relazionali, cioè due o più tabelle possono avere dei campi in comune, dei campi ovviamente con lo stesso tipo di dati. Questi campi stabiliscono tra queste tabelle le relative relazioni. In questo esempio aggiungiamo la tabella degli ordini dei clienti. Cioè ogni mio cliente può avere uno o più ordini. Quindi andremo a realizzare la tabella ordini che sarà ovviamente relazionata con la tabella clienti. Vedremo in che modo. Quindi, chiamiamo la nuova tabella ordini, numero di campi. 5, dopodiché facciamo clic su esegui e abbiamo la struttura per poter realizzare l'inserimento dei campi. Il primo campo sarà id, ovviamente sarà un intero, un int e sarà un auto increment, dovrà incrementarsi di una unità ogni volta che inseriamo un record e sarà in più una chiave primaria, una key primary. Il secondo campo sarà Num ord, numero ordine, sarà un varchar di lunghezza 20. Anche questo sarà un not null, però non autoincremento perché in effetti è un tipo testuale. Avremo poi la data dell'ordine che sarà di tipo date. Infine abbiamo il prezzo, cioè il costo del nostro ordine che sarà in effetti di tipo decimale. Infine dobbiamo inserire un campo che ci occorre per identificare in questa tabella il nostro cliente perché se non mettiamo nulla che riguarda il cliente questa tabella sarà una tabella isolata che ehm, in effetti non servirà a capire gli ordini a chi si riferiscono quindi dovremmo avere un campo che lo chiamiamo id clienti che sarà un intero poiché in effetti l'id dei nostri clienti è un valore univoco cioè che identifica i clienti in maniera univoca che non si ripete perché si incrementa da solo all'interno della tabella clienti e quindi in questo modo possiamo differenziare i nostri clienti sarebbe stato ad esempio utile anche il codice fiscale perché è un in effetti campo che non si dovrebbe ripetere e infine abbiamo not null di tipo intero a questo punto siamo pronti per salvare la nostra tabella. Così la vediamo qui all'interno del nostro database negozio. Ora andiamo a fare clic su Design. Qui abbiamo le nostre due tabelle con questa vista che possono essere relazionate attraverso il campo ID della tabella clienti e ID clienti della tabella ordini. Facciamo clic su Selezione. Le chiavi referenziali, facciamo clic su ID clienti. In questo modo e facciamo clic su ID clienti della tabella ordini. E infine ok per confermare la creazione della nostra relazione. Ecco fatto. Quindi possiamo gestire i nostri dati attraverso una struttura di questo tipo che ci consente di effettuare tutte le funzioni relative ai database.